Buongiorno a tutti! Ebbene sì, ci siamo messi insieme, come potete vedere da un po', vabbè. E ragazzi, me l'avete chiesto anche tante volte per l'anello, eccetera, molto semplicemente non ne vogliamo parlare. Esiste la privacy, lo so che molti non concepiscono questa cosa, ma per favore non fate domande, sì, esatto. Ci siamo messi insieme, punto e stop. Sì, non andiamo in fugare su un patatracca da madonna vari, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi lasciamo... Non ho capito niente di quello che hai detto, figurati loro. Appunto, era proprio quello l'obiettivo, cioè non far capire a loro quello che volevo dire. Allora ragazzi, oggi era venerdì, dovevo uscire il video sugli squishy, ma visto che uno, ne stanno uscendo molto pochi belli, e due, non me ne arrivano mai, penso che toglierò il venerdì come giorno fisso per gli squishy. No! Non me ne arrivano mai. Mi piacevano tantissimo. Non li guarda neanche mai. Comunque, io li guardavo sempre. La settimana prossima vi faccio la Squishy Collection e poi quando mi arriveranno degli squishy farò il video, ma non la smetto più il giorno fisso venerdì perché se non mi arrivano non posso fare video. Ma se noi facessimo un venerdì bruciamo degli squishy? No! A vedere che cosa succede, no! Se prendono fuoco bene? No! Ma quelli che hai dopo, no! Tipo? No! Da un bel po' che non facevo video assaggi anche lui. Sai che mi sembra, è un po' che non vado davanti nella videocamera, mi sembra strano. Ragazzi, ho comprato tanti snack, tu ne hai visti tipo due in croce. E ne vedo due, tre, vabbè, quattro, vicino allo scatolone che è lontano. Ho preparato l'acqua in caso serva. Pesco, frugo a caso, tiro su a quello caso. Vuoi? Questo no. Ah, come al solito io i cibi americani li prendo sempre su cibo USA, cibo USA si scrive. Hershey's candy corn. E come al solito falla vedere. È la barretta di cioccolato con dentro. Hai l'effetto specchio o l'effetto normale? Penso normale. Prova a metterlo davanti. Si vede? Sì, ok, dai, hai l'effetto normale. Sì, insomma, cioccolato bianco con dentro le caramelle. La dolcezza più assoluta. Sì, esatto, proprio. Zucchero puro. Io sono anche a dieta, ma vabbè. Vabbè, cioccolata proprio. Cosa avevi capito? Io pensavo io. Da qua sembrava tipo... Oh, sembrava tipo... Oh mio Dio, quanto è dolce l'odore! Troppo dolce l'odore. È un po'... Ma io vedi che non è mai uscito. Non mi piace troppo dolce. Mettiamo questo. Ma sapevo come ti conosco bene. Non è male, dai. È troppo dolce. Per quanto un odore di cioccolato non è mai riuscito questo. Hai voto. 5, troppo dolce per me. Ne in bocca mezza barretta, non puoi dare un brutto voto. Bisogna fare però una roba. Che io ci sto morendo di fame. Sono appena uscito da lavorare. Quindi quando uno muore di fame, tutto è buono. Anch'io non ho ancora pranzato e quindi ho molta fame. Però non direi 7, ma gli do 6 perché so che se non avessi fame sarebbe da 6. E madonna! Cioccolato Hazelnut! Hazelnut. Cioè, guardate questa foto, se non. Ditemi se non vi viene voglia di mangiare tutto anche la scatola. Ma il fatto è che è una limited edition, io non possiamo mangiarla. Ce ne sono pochissimi questi biscotti, fra 30 anni varranno. Fra 30 anni saranno scaduti e non si potranno mangiare. Ma varranno comunque tanto. Io li voglio mangiare lo stesso. In pratica sono Oreo con il senza cioccolato, solo biscotto normale. Con una specie di Nutella, ce l'hai fatta? Ne ho presi vari tipi di Oreo, sappilo. Oh mio Dio, ma è la confezione. Pazzi che sono giganti. Guardate quanta crema! Oh mio Dio! Come li mangi? Perché? Eretica! Perché? Non si mangiano così gli ore, devi spaccarli! No! Poi cos'è che dura la crema come le ringo? No, se non è vero, nella pubblicità non le leccano che è tutta cremosa, non è vero! Sai che mi aspettavo di meglio? Non mi piace la Nutella. No, non so di Nutella purtroppo, se no sarebbero buoni. Sanno vagamente di arrostolito. Ma è buffa, ragazzi! Voto? 6. E glielo regalo. Non lo sono granché. Sono carini. 5. Uffa. Ma veramente? Sì, ma più che altro quelli dobbiamo prendere un bicchiere con del latte. Ma sono... Ma no, voglio mangiare così nel caso. Ma sono già belli. No, sono... Penso che siano fatti come i Cheerios. Ah, sono pesissimi. Sono dei cereali della Oreo. Falli vedere bene, aspetta prima di aprirli. Guardate. Che paura! Sembrano buoni, sì, in effetti mangiati così a crudo, ne. Però mi immagino di avere del latte in bocca nel caso. Ma sono enormi, altro che Cirio! Cirio sono tipo la metà. Mettili nella scatola. Annusali! Oh! Cibo per cani! Sì!
Siamo su quelli che sono da mangiare per gli umani? Beh, non so voi che siano per cani. Che? Ma senza latte non si capisce. Questi si inzuppano di brutto nel latte. Sì, non sono male. Sembrano buoni, ma l'odore fa schifo. Che paura. Ma sei un aspirapolvere, un trita tutto, un trita rifiuti. Good lord. Boh, sembrano buoni, ragazzi. Magari un giorno li metto, male, li provo con il latte e metto la foto. Secondo me, col latte sono buonissimi. Io non gli do il voto perché non si capisce. Sì, secondo me col latte sono buoni. Ma... sì, non sono malissimo, ma col latte sarebbero da, secondo me, 8 barattoli. Sì, cioè, non ha senso mangiare dei cereali così. È tutta un'altra cosa, proprio. Apriamo un altro pacco di Oreo. Facciamo tutto il dolce. Ecco. Cos'è sta roba? Cioè, non ho capito. White fudge. Che cavolo è il fudge? Vabbè, comunque sono glassati. Oreo normali, ma glassati. Okay. Guardate, sono ricoperti di glassa. Non penso che sia cioccolato, penso sia solo glassa. No, questa qua dietro è un'idea su come farli. Aia. Tutta sta roba qua c'ho energie per 18 giorni. Mi sembrano molto interessanti. Però tutto quello che mi ispira oggi mi sta deludendo, quindi... mi stai deludendo. Cos'era? Era Bastiani. Oh. Madonna, la... cioè, oddio, cioè... c'è così tanta glassa che non si vede l'Oreo sotto, si vede solo sì, ma, da cioè, dietro. Si ingrassa solo a guardarli, sti affari. Ma è normale che ci siano 37 gradi e un cammello che ti sta girando in soggiorno? Ma io sto benissimo. C'è un caldo della Madonna, mamma mia. Guarda che bello. Guarda che bellissimo. Oreo glassati. Sembra che ci sia intorno uno schiumino. Sì, nel glass non sente più di tanto, sente molto l'Oreo. Sembra meringa quasi intorno. È gustoso. Beh, sembra tipo un Oreo che ha ripieno anche fuori, quindi buono. Con latte questi, buoni. No, 7,5. Certo. Cosa queste sono delle piccole donut ciambelle ricoperte di zucchero a velo. Hai la siringa di insulina a casa? 10. Ok, ancora 10. Spero che siano morbide, sono morbide. Boh. Mister, no, Mrs. Freshly. Sono proprio curiosa di queste ciambelline. Sembrano di zucchero. Sì. E un po' di fritto. Il cimice. Aiuto. Cazzo, se sai, però sono veramente belle. Guardate che carine ciambelline super obese carine. Con lo zucchero vero. Sì, queste sono proprio obese. A parte che mi sto imbiancando bene. Non esattamente i donut ricoperti di zucchero vero, non sembrano chimiche, sembrano fatti in un negozio. Troppo lucido la bocca. Vale. Sì. 7,5. Sì, concordo. Allora la roba dolce è finita. Sono molto impomanti, delle, cioè ci sono delle bibite, ma facciamo una bibite. E bibite, è vero, mi ero dimenticata le bibite. Cos'è che ho preso? Da Fanta? Al berry. Alle... nel ciliegie? No, berry vuol dire bacche. Bacche. Cavolo, non l'ho messo in frigo, che scema. Beh, vabbè, sono 80 gradi qua dentro, è bruttino, ci mettiamo due cappelletti appunto, dentro. Appunto, guarda la fredda, scusa. Eccola qui, penso che sia buona, io non l'ho mai vista. L'odore è dolcissimo. E qua, faccio il test tipo di veleno. Beh, in caso muori tu, dai. Aspetta. Voglio assaggiarla. Ho i denti pieni di donut. Non mi piace? No. Perché? Perché sa di Red Bull. Senti. Come sa di Red Bull? Red Bull dolce, senti. Red Bull dolce? La Red Bull è dolce. Senti! senti un po', cavolo, bagnati la lingua almeno. Non sa di Red Bull, ma non mi piace. Che non ti piacesse non avevo dubbi. No, è troppo dolce. Perché in America non sono capaci di fare cose che non siano esageratamente dolci? Per forza che sono poi tutti obesi. Non è male, me la tengo qua nel caso mi si impugliora. 7. Allora, non mi sta piacendo niente, voglio la faccia. Abbiamo un'altra lattina gigante, enorme, ma la facciamo dopo, perché adesso abbiamo appena bevuto di un altro gusto dell'altra che facciamo dopo. Guardavo per finire il dolce. Prego, basta dolce. Una Laffy Taffy regalo, una caramella. Di solito gli slime si chiamano, alcuni tipi di slime si chiamano Laffy Taffy perché sono ispirati a queste caramelle. C'è il piccolissimo bigliettino da visita che non si vedrà mai nella vita perché è minuscolo. E dai! Ecco, raga. Basta che adesso mi porto un po'. Tira! Umiliente!
C'è rimasto un dente qua dentro. Probabile. Allora. Aspetta, questo si attacca i denti di brutto, eh? Sì. Due giorni dopo. Esatto. Due settimane dopo. Alla fine che ci trovano qua cadaverici che mastichiamo ancora. Ok, penso di avere tutti i denti rosa. Perché non si stacca la fitaffi. Anche tu hai denti rosa. E anche la bella rosa. Va bene, va bene, va bene. Cibo salato, cibo salato. Yuhu! Quello è quello originale. Beef jerky. L'abbiamo già assaggiato mille volte quello originale. Vabbè, beef. Dei Jack Links. Links? Links. Jack Links, che è quello di Zelda. Probabilmente. L'odore non è molto buono, eh. Beh, è sempre stato così l'odore. Mamma mia, sono buonissimi da qua. Cosa me ne parli? Carne essiccata. Ce n'è così poca qua dentro. Mi aspettavo di meglio. Perché è buonissima. Mi aspettavo di meglio. Apriamola allora. Sei. Perché è carne, perché carne salata e carne essiccata. Vediamo questa, che la confezione è bellissima. Texas Joe Lean Meat Beef Jerky Original Texas Flowers. But some jerky is your mouth. Penso che sia uguale, solo che un'altra marca. Questo ha un odore completamente diverso. E soprattutto c'è. È contro l'umidità quella cosa. Questa non va mangiata. No. Che cosa sta roba intorno? Questa è molto buona. No. No, cos'è sta cosa intorno? Ma carne. Oh, è piccante. Oddio, è orribile, è piccantissima. Bellissima, questa 9. Due, tre, non so. Abbiamo un pacco di patatine. Extra hot chili e lime. Ti piacciono le cose piccanti? Extra hot per te non va bene, non va benissimo. Lo so, voglio rovinarmi. Piccantissimo. Lo so. Macca voglia, già c'è caldo. Cioè, guardate che bello la patatina che salta al fuoco, mamma mia. Credo che morirò. Oh, no, beh. No. Erika, tu non mangiarle. Tu ci rimani secca. Cioè, no ragazzi, cioè sono rosse. Oh mio Dio. Sono rosse. Vieni un attimo, che ne mangio una volta perché... Aspetta. È paprika questa qua, eh. La faccio della paprika. No, no, allora io non la provo. Scusate ragazzi, non uccidetemi. Lui regge piccante mille volte meglio di me e io morirei quindi. 12. Buonissimo. Aspetta, un angolino. No, faccio dell'angolino. Dai, mangia tutta, fai la coraggiosa. Ecco, appunto. Fai la coraggiosa, su. Dai, mangia, su. Boh. Oh, non do. Sono potenti. Ma cazzo, sono potenti. Oddio, la lingua. Tieni sto coso, oh mio Dio, la lingua. E da domani le cacao e mori per, per cose piccanti. Oh mio Dio, no, ma l'acqua non sarebbe un cavolo. Latte, prendo il latte, ciao. Buonissime ragazzi, buonissime. Ma come fai a mangiarle? Io sono un vero uomo. Il latte è miracoloso contro il piccante. Un po' di latte mi va. Ma non tanto per il piccante, alla fine è bello. Però è miracoloso davvero, sto molto meglio. Si sta esplodendo la lingua, eh. No, no, cazzo, dopo si sente tantissimo. Ma sono micidiali ragazzi, ma veramente, no, sono potenti. Se non sopportate il piccante. Non ho mai sentito le patatine così potenti, mi brucia ancora la lingua. Questa è completa per... Quanto è grossa! Che, esatto, cioè, ci beve una comunità qua. Scusa, ma quanta ce l'hai? Fai vedere. Erika, sono potentissime. Lo so. Tu non hai idea. Mettili questo verso, ti prego. Cioè, questa è 680 millilitri. È più di mezzo litro sta lattina. Erika, c'ho sete. La non facciamo per niente dopo. Sta impazzendo solo per delle patatine. Lui è quello che regge piccante, eh? Guardate che carina. È un tè dell'Arizona. Mucho mango. Guarda che al mango. Buona. Sai qual è il problema? È che la lingua. Buono questo. La lingua, sì. Fa malissimo. È la lingua che fa male. Un po' che la. Non è tanto le... No, ma... Mangiare una di queste già mi devo scoprire a parlare. Mangiare un po' di queste patatine per andare a leccare una persona sugli occhi. Ah, a parte che schifo leccare una persona sugli occhi, ma poi vuoi fargli perdere la vista? No, ma anche sulla pelle penso che ti bruci, eh. Proviamo queste. Se senti il sapore. Dai, proviamo queste, le Buffalo Tingy Buffalo Wings.
Cos'è? Niente. I G-Buffalo Wings si chiamano. Dai. Tiro giù il voto da 12 a 11. Perché secondo me sono quasi da 11. Andorra sembra... Non è vero. Andorra sembra buona. Buone, molto buone. Buone. Oddio, non pensavo. Ho preso questo gusto perché pensavo piacesse a te. Buonissimo. Non sai cosa, no. Che grattano la lingua. Molto buone queste. 9. 10. Combo! Combo. Bucket snack, buffalo blue cheese. Il formaggio blu dei buffali cosa? Comunque, questo qua. Ora l'avete vista, adesso la mangiamo, via. Ma puzza, vabbè, per formaggio. Ok, questi sono pezzi di pretzel. Ma per me sono di pretzel. Boh, io non sento nessun sapore strano. Non avendo sapore, non gli puoi dare un voto altissimo. Perché non sanno di blu coso cheese. No, vabbè, sì, perché vedi che c'è la cremina dentro. La senti tu? Io ho la bocca in fiamme, forse non la sento. Un pochino sì, non si sente tanto. 7. Sì. Non abbiamo dato in voto... Allora, ah, il tè, non abbiamo dato in voto all'Arizona, al mango, questo qui gigante. 7 e mezzo. No, un bel 9. È molto buono. Mettiamo l'altro. Anche questo è enorme. Wow! 99 centesimi. Tè con kiwi e fragola. Guardate che belle sono queste capelline, quante cose le tengo? Perché? Mi è arrivata una ventata di fragola, speriamo che sappia di kiwi tanto. È buona, ma non sa di kiwi tanto. Cioè, è proprio tè, quindi i sapori sono abbastanza delicati. Sembra antica questa confezione, questa lattina. 5. Perché? Non è il mio gusto. Purtroppo non è il mio gusto. 7. Però sempre se la sentissi ghiacciata sarebbe diverso, mi sa. Sì, forse fredda sì. Ci siamo dimenticati delle caramelle, vero? Abbiamo questi Pop Rocks. Sai qual è il problema? Che queste cose scoppiettano. Io sono la lingua in fiamme. Allora lo faccio io. Ma mi sacrificherò per la cosa. Sì, insomma, sono quelle caramelline che frizzano sulla lingua. Che carini, sembrano dei sassi. Le metto direttamente in bocca. Quelli che non è sabbia, eh. Ah, fanno malissimo sulla lingua! Ah! No. Tu non hai mangiato 18 cani, 18... È vero che ti senti un rumore? No. No, lo senti tu perché ti rimbalza contro il labirinto auricolare. Friggono! È buono il rumore però! Spero che abbiamo notato a tutto perché non me lo ricordo. Bene ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto con il prossimo! Ciao!